ricominciare, ragazzi, non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video. Buona visione. Guattai a tutti, ciurma, benvenuti Reggio Carina in questo nuovissimo episodio su Until Dawn. Benissimo, ragazzi, la volta scorsa abbiamo fatto una scoperta assolutamente scioccante, cioè che lo psicopatico che sembrava stesse dandoci la caccia fosse appunto Josh. E il problema, ragazzi, è che noi ben sappiamo che a quanto pare, purtroppo, non si è trattato soltanto di Josh. Infatti adesso abbiamo appena cominciato il nuovo capitolo che si intitola Ostilità. Stiamo impersonando Emily, che come ben potete ricordare era inseguita da un uomo che ha un lanciafiamme, proprio una rubetta piccolissima. Andiamo avanti. Eccoci qua, mancano esattamente 3 ore all'alba. Io avevo deciso di far nascondere Emily. Ah! Ecco qua. Oddio, cos'è? Cosa questi? Che? Da qui, subito. Chi è sto tipo? Ma dove? Usa questi, che roba è? Oh merda. Davvero, sì, davvero. Oh cazzo. Ma che cavolo. Ok, ok, andiamo. Bene. What the fuck? Tipo, sapevi cosa c'è in quella tracolla? Perché non guardi? Io sono curiosissima. E poi ho visto una cosa che si muoveva nell'oscurità e il tipo è come se avesse voluto salvarci le chiappe. Tu non ti stai facendo 3000 domande? Io sì. Vabbè. Ok, allora diamo uno sguardo qui dentro e vediamo cosa troviamo. Cos'è questa? Una cartolina. Cartolina romantica. Oh, da Calgary con un messaggio romantico sul retro. Billy, faccio parte della squadra che ha scavato i nuovi tunnel in profondità nelle miniere. Ehi, Billy, sono stata benissimo. Vieni a trovarmi se passi da Calgary. Loretta, che cosa hai combinato, Billy, a Calgary? Metticene a parte. Vabbè, qua. Cos'era quel rumore? Va bene, andrò di qua. Allora, perché c'è una luce che mi dice di saltare giù e noi salteremo giù col ginocchio insanguinato e tutto il resto. Ma pedeosa e resistente per essere una scemetta con la puzza sotto al naso. I miei complimenti, Em. Davvero lodevole. Per cui vediamo un po' cos'altro ci aspetta dentro questi tunnel. Ok, qui c'è un altro indizio e noi lo analizzeremo. È un totem. Erano secoli che non trovavo un totem. È positivo, è positivo. C'era Mike con una pistola in mano, insomma la pistola che c'aveva quando ovviamente hanno preso Josh. Per cui qua non c'è più niente. Allora Emma direi di proseguire da questa parte. Non fare caso ai versacci mostruosi che si sentono in queste gallerie. Penso che la cosa migliore da fare sia non farci caso, no? Eh sì, perché se no non proseguiremo mai qua dentro. Io sinceramente non ho nemmeno la minima idea se troveremo mai una via d'uscita. Cos'era? Oh, scema, sveglia! Non ti sei accorta? Oh, Gesù. Va bene, okay. Entra nel varco. Deve essere questa la strada. Io non so se... No. Pezzi di merda. Io non so se è questa la... Oh, Gesù. Gesù. Cosa cacchio è? Corri, 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 cos'è? Oddio! Ah! No, no, no!
ragazzi, sto sudando. Mi serve un attimo, ragazzi, per riprendermi. Oddio, non ho la minima idea di cosa sia quella cosa. Sono solo che ci sta inseguendo. Ok. No, mi prego. Cazzo. No, 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 no. Cioè, di sessioni non muoverti, ce ne sono state pochissime fino a mo'. Resta su, resta su! Yeah. Oh Gesù, no! Oh Gesù! No, 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 no! No! Ah! Oddio, cosa cazzo? No! 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 Ah! Non mi voleva muovere! Ah! 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 Gesù, no, l'ha morsa! L'ha morsa! Scusa, ma scusa, non sono stata rapida! Che palle! Uffa! Come si fa ad essere così rapidi per sparare? Ho fatto due enormi errori! Mi son mosso e non gli ho sparato, mannaggia santa! Oddio, chi è? Mannaggia la miseria! Ragazzi, vi giuro, il mo mi sta a fa una pena, perché è la prima che ha incontrato quel mostro, davvero. Oddio, Mike, aiutala! Qualcuno! Qualcuno! Facciamola entrare! Qualcuno, fa l'entrata, dannazione! Chiudi la porta, oddio, chiudi la porta! Emma, stai bene? Non credevo, ce l'avrei fatta! Urlavi a squarciagola! Come stai, Una? Grazie! Dai, vieni a sedere! C'è qualcosa là fuori! Separati. Un mostro è un cosa? Mostro! Aspetta, un mostro? Sì, è meglio che si informino, no? Ho detto che c'è qualcosa là fuori! Ma cosa? Calmati, era Josh, ha fatto tutto! No, no! Ascoltatemi! L'abbiamo legato, non può farti niente! No, era dietro di me e non era umano! Esatto, confuso! Effettivamente Matt, ragazzi, che fine ha fatto? Mi sa che ci ha rimesso le penne. Dov'è Matt? Calma, Emma, dov'è Matt? Sta bene? Non voglio parlare di... Ma come di quel pezzo di merda? Ma questo è scemo! Mi ha abbandonato, Quando me ne stavo appesa alla cazzo di torre a un passo dalla morte! È vero questo, ragazzi! Poi sono caduta in questo terrificante pozzo minerario e lui è sparito. Wow, 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 quale pozzo minerario? Delle gallerie. Stavo camminando miniere. Sotto nelle gallerie, era buio e ho trovato questa cosa. Era la testa di Beth. Aspetta, cosa? La testa di Beth, l'ho trovata. Ah, sì. Ma che cazzo? Dici sul serio? Sì, che sono seria. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno, però poi è crollato tutto. Ciao, Mike. Ciao, Mike. Sei viva? Oddio, sì, Mike. Per miracolo, infatti. Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Sì, è qua. Chi è? Chi può essere? Josh. Jess? Josh è legato. Ma allora, chi è? Non lo so, dovremmo controllare. Va avanti tu. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Niente scherzi del cacchio che oggi me ne sono bastati. Mi sono bastati avanzati già. Salve signore. Buon uomo. Suggerisci, io tengo l'occhio a porta. Fattù. Fattù. Ci sei? Pronto? Sì. Non vedete che è un uomo? È quel signore. Basta, non è quel signore. Se vuoi, è quel signore con lanciafiamme. No. Facciamo così, io penso... Dai, aprite! Oddio, non è che ci incendia, no? Spero che abbia buone intenzioni. Dai! Ah! Oh! Signore, si calmi! Non ti... Signore! Fermo! Ah! Oh! Va bene,
Ma tranquillo, vecchio. Vecchio. Ok, e adesso calmatevi. Ora andate là. Muovetevi. Ma perché ci tratta di merda? Ho capito, non c'è bisogno di trattarci come delle merde secche. Con cosa avete a che fare su questa montagna? Ah. Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero, questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Questa montagna appartiene al Wendigo. A chi? A chi? Di cosa stai parlando? Cosa sarebbe un Wendigo? Ascoltiamolo. Oh, non che abbiamo altra scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. Sì, signore. E non mi importa che ci crediate o meno. Sì. Però ho i miei motivi per togliermi questo peso. Visto? Okay. L'avevo detto. Fallo parlare, state zitto. Ne sono certo. Zitto, Mike. Non già tanto. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Che un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Chi è che ha commesso atti di cannibalismo? Oh, cazzo. Ecco. Ecco cos'era. Sì, sì. È vero. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Perché fino a qua? Che possiamo fino fare? Fino all'alba. Perché fino all'alba? Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Se lo andrò a mangiare. Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. Se lo sarà andato già a mangiare. Vado a prenderlo. Non puoi No. Dovrei essere no. il suo migliore amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua. Lui ci ha voltato le spalle. Sì, non importa, vado a prenderlo. No. Allora verrò con te. Meno male. Il tuo aiuto. Ma dimmi. Andare da solo è un suicidio. Diglielo, infatti. Bene. Voi altri, scendete nel seminterrato, al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca infatti, la gravità della situazione. Non gliene frega proprio niente. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai, mi hai capito? Certo, signore. Come dice lei. D'accordo. Va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Certo, certo. Non dubiti della mia obbedienza, caro signore sdentato. Non ne dubiti. Chi è che avrebbe commesso atti di cannibalismo? Questo è interessante. Punta questa parte contro quello che vuoi uccidere. So come si usa un fucile, amico. No, certo. Non lo sai. Cosa? Che ne sai tu? Io vi faccio. Lo sicuro. So. Oh, ciao. Lo so che mi odi, ma ditemi qualcosa. Ecco. No, non mi ha detto niente. Adesso mi odia di sicuro per la vita, scusami. Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Sì. Ma cosa c'è da sapere? Già aveva detto. Stare attento e fare come dico io. Quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. Sì. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza. Sì. Che non la bruci. Che schifo. Non lo so, sì, cosa, cioè cosa sono quei mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi, come un animale o un umano. Hanno tipo degli orari. Cacciano solo di notte. Ah, oh, perché? Non gliel'ho chiesto. Chris, la pianti di fare domande a raffica? Visto che il signore è indisponente. Dritte sui Wendigo? Tipo che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore? Lo sentono lo stesso. Niente del genere? No. Non ti possono vedere, resti immobile. Sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Ah. Quindi finché non mi muovo, rimango Quindi immagino visibile. Ci saranno altre sessioni del non muoverti. Ti sconsiglio di a meno che non abbia altra scelta. Va bene, signore, come dice lei. Quando cacchio arriviamo? Eccoci. Oh oh. Oddio. No. Merda, cos'è successo? Che è successo? Quello di cui stavo parlando 2 secondi fa. Shh, silenzio. State zitto.
Dobbiamo andare. Ora dobbiamo cercare Josh, potrebbe essere qui. Ma non credo. Prima il Wendigo ti immobilizza e poi ti strappa la pelle da tutto il corpo, un pezzo alla volta. Bella. E infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Non è che è tutto questo mio. Vai, allora. Andiamo subito. Per questo. Non sei ancora vicino. Appunto. Chris, muoviti per l'amore di Dio. Aspettami, signore. Muoviti, Chris, per l'amore di Dio. Per favore, andiamocene. Fermo! Non muoverti. Silenzio ora. Oddio, che ansia. Oh, Gesù. Giuseppe e Maria! È qua! Porca troia! Indietro! Porca troia! Dobbiamo andarcene! Paradossale che io stia piangendo per un gioco horror, ma sta scena, ragazzi, veramente mi ha fatto malissimo. Ok, allora ragazzi, io direi che per oggi ho raggiunto il mio tempo limite e che comunque abbiamo visto davvero tantissime cose oggi, forse troppe cose, davvero troppe emozioni messe insieme. Per cui, a quanto pare stiamo vestendo i panni di Josh, a quanto pare è ancora vivo. E nonostante abbia fatto lo stronzo, spero comunque ragazzi che alla fine tutto questo si salvi, perché... davvero la morte di Chris, ragazzi, non me l'aspettavo e ci sono rimasta veramente di merda. Per cui, questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione, tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te, a tutti, ciurma la giocherina. Ciao! Non me l'aspettavo. Madonna, non me l'aspettavo per niente.